della storia della Cinque Mulini. Ragazzi, dell'arrivo non sono le prime tre assolute, le prime tre junior e la prima italiana. Grazie Roberto e a tutto il team dell'arrivo. Nicole! Così non fai le boccacce con quella roba lì. No, faccio lo stesso a te. Aia. Cosa gli hai fatto a quella ragazza? Ancora qualche minuto alla partenza, stiamo anche attendendo l'ok da parte di Rai, perché vorremmo dare la partenza già in diretta televisiva, per cui l'orario, ricordo, 12.40 la partenza ufficiale. Le ragazze si stanno riscaldando qui tra la zona di partenza e la zona della call room. Se mi permettete, vedere le ragazze oggi qui a San Vito Corona è quasi un miracolo. Gli ultimi 4 mesi organizzativi sono stati molto difficili e ringrazio a nome del presidente Pinuccio Gallo Stampino tutti i volontari. Che si sono impegnati nell'organizzazione di questa edizione della Cinque Mulini. Gentilmente chiedo agli ospiti di dare il buon esempio, proviamo a rimanere un po' distanziati fra di noi. Grazie a tutti. Allora lasciamo posizionare il resto delle ragazze e poi passerò velocemente alla presentazione delle top, o comunque delle ragazze che teoricamente sono favorite in questa gara, per cui lasciamo posizionare il resto delle ragazze. Allora, visto che la Rai sta per entrare in onda, faccio una brevissima presentazione delle ragazze che oggi si daranno battaglia qui sui campi di San Vito Corona, e chiamo sulla linea di partenza con il numero 13 Nicole Maiori, vincitrice del cross corso al Campaccio e seconda agli italiani, col 12 campionessa italiana di cross corso Nicole Reina, con l'11 terza classificata agli italiani Rebecca Lonedo, con il 10 giovane promessa Giovanna Selva, con il 9
vincitrice del Campaccio e quarta ai campionati del mondo di Doha sui 5.000 metri, Sea Igemechu. Con il numero 7, vincitrice dei Trials in Kenya, Sheila Cherangat. Con il 6, campionessa del mondo Under 20, Beatrice Chebet. Con il 5, vice campionessa del mondo Under 20 dall'Etiopia, Alemitu Tariku. Con il 3,